5 serate all'insegna della contaminazione musicale fra repertorio classico e icone pop. E ai nastri di partenza la 4ª edizione di Symphony Pop Festival, la rassegna concertistica organizzata dall'Orchestra Sinfonica Rossini, capace di creare crossover inediti che hanno già saputo conquistare il pubblico fanese. Siamo alla 4ª edizione del Symphony Pop Festival, organizzato dalla nostra Orchestra Sinfonica Rossini, con il sostegno del Comune di Fano, Regione Marche, Ministero per la Cultura e una cordata di sponsor molto importanti, la Banca di Credito Cooperativo di Fano, Enereco, Exanità. Saranno 5 serate magiche per la città di Fano che si svilupperanno dal 28 giugno fino al 2 agosto. La prima e l'ultima saranno all'ex chiesa di San Francesco, luogo tanto amato dai fanesi ma anche dai turisti per la bellezza, la particolarità, e per noi musicisti è un luogo amato perché ha anche una bellissima acustica. In questo contesto abbiamo messo 2 concerti di musica classica che però riguarderanno i compositori popular, cioè quelli più famosi dei loro periodi, Haydn, Mozart e Rossini. Spostandoci a Rocca Malatestiana, nei primi 3 sabato di luglio troveremo 3 tributi, il primo a Whitney Houston, il secondo agli U2 e il terzo a Michael Jackson. Grandi artisti calcheranno il palco assieme all'Orchestra Sinfonica Rossini, su tutti Belinda Davids, cover straordinaria di Whitney Houston riconosciuta in tutto il mondo, che siamo riusciti proprio per la collaborazione con un'altra orchestra delle Puglie ad ospitare in questa sua tournée italiana, perché appunto non era così semplice incastrare le sue attività e le sue esigenze. Poi per gli U2 avremo la nostra Clarissa Vichi insieme a Filippo Malatesta, e per Jackson di nuovo Clarissa Vichi, però questa volta accompagnata da Mattia Sciascia. Gli arrangiamenti di questi cross sound, che permettono di far stare sullo stesso palco degli strumenti classici e degli strumenti moderni, sono di Roberto Molinelli per il progetto Houston e Jackson, e del nostro primo trombone Carlo Martire per il progetto degli U2. 5 appuntamenti con la grande musica dunque, ma contraddistinti anche da un certo impegno sociale con un occhio di riguardo verso l'attualità. Si aprirà la stagione con Federico Sant'Angelo, che è un ragazzo diversamente abile, con una malattia rarissima molto simile all'autismo, che però ha trovato nella tastiera la sua via di fuga, possiamo dire così, e tant'è vero che studia al Conservatorio di Pescara e quindi inaugurerà proprio tutto il Symphony Pop Festival. Poi ci sarà un ragionamento, un racconto su musica e spiritualità nel concerto dedicato agli U2, perché gli U2 sono stati una grandissima band rock, ma che hanno trattato anche molti temi di spiritualità. E infine il progetto di Jackson sarà rivisitato stando attenti a quei temi che lo stesso Jackson trattò forse tra i primi, cioè la salvaguardia della terra con Heart Song, Heal the World, Salviamo il mondo, e ovviamente tutta la sua attività in beneficenza per i bambini. Capace anche di toccare grandi temi, Symphony Pop Festival è una rassegna innovativa nello spirito, ma oramai una certezza nel cartellone dell'estate fanese. Sì, è una conferma, ormai siamo alla 4ª edizione, c'è questa cosa bella, questo incontro tra il classico e il pop. Una cosa inusuale, ma che è stata sperimentata e molto apprezzata dalla gente. Quindi questo modo anche di sperimentare, e d'altronde gli artisti sono sempre dei creativi, e questa è stata la sfida, direi una sfida raccolta. Quest'anno c'è anche un'estensione dei luoghi, la città offre fortunatamente location che, oltre a trasmettere l'offerta culturale che arriva in quel momento, trasmettono anche un'emozione che rendono il tutto ancora più entusiasmante. E poi quest'anno c'è un sapore nuovo, particolare, un po' il ritorno alla normalità, quindi lo stiamo vedendo anche sotto tanti altri aspetti, anche dagli arrivi, insomma c'è un ritrovato entusiasmo.